conclusione di un anno di lavoro del museo al suo compleanno e quindi è una, ci avviciniamo, abbiamo fatto il giro di tutti gli eventi e di tutte le, diciamo, le esperienze di un anno che ci portano a fare una riflessione. Riflessione che è particolarmente adatta al titolo di questa serata, che è come raccontare il design. Quando abbiamo, diciamo, imbastito il progetto curatoriale del museo, ci siamo posto proprio la prima domanda: è come raccontare il design e a chi raccontarlo, con che tono di voce utilizzare. La prima scelta è stata quella di non fare un museo celebrativo, di non raccontarci all'interno della disciplina e basta, ma di costruire una proposta di carattere inclusivo, esperienziale del grande pubblico. Quindi raccontare le motivazioni per le quali questi oggetti sono meritevoli di stare in un museo, quali sono le storie che stanno dietro a questi oggetti, che sono la cosa che abbiamo scoperto più interessante, che interessa sicuramente gli addetti ai lavori che hanno grande curiosità, grande passione, ma interessa soprattutto il grande pubblico, che si rende conto in un percorso esperienziale che cosa vuol dire lavorare nel mondo del design e come il design diventa valore aggiunto per la propria vita, valore aggiunto per il paese e così via. Questa è la prima considerazione di fondo, quindi per noi raccontare il design aveva un titolo che è il design come non l'avete mai veduto. E questo riguarda un rapporto con l'intero sistema di comunicazione del mondo del design, con chi scrive libri, con le riviste, con chi insegna e qui è veramente con chi fa pubblicità. Ci si è resi conto, ad esempio, di quanto le pubblicità abbiano inciso nella costruzione del valore iconico di alcuni oggetti, che sono più riconosciuti per l'immagine che è stata data piuttosto che per l'oggetto in sé. Quindi è un sistema estremamente complesso. Un sistema complesso che, dal mio punto di vista, ha un problema di responsabilità e quindi di valori che vuole portare avanti. Allora, riflettere oggi su come raccontare il design, su come poter raccontare al meglio l'esperienza del Made in Italy, credo che sia fondamentale. Io non rubo altro tempo, auguro a tutti buon lavoro e passo la parola a Federica. Ah no, ad Antonella, scusate, che hai assolutamente ragione. Buonasera, sono Antonella Minetto del Dipartimento Generale dell'ADI. L'ADI, Associazione del Disegno Industriale, è composto da 4 dipartimenti: il generale, i progettisti, le imprese e distribuzione servizi. E questa è un po' la forza dell'ADI, perché raccoglie in un'unica associazione tutta la filiera del design. Nel Dipartimento Generale affluiscono le università, le scuole di design, le accademie, i licei, i docenti, tutta la comunicazione, l'editoria, la parte giuridica legata alla tutela della proprietà intellettuale e varie associazioni. Come Dipartimento abbiamo deciso di organizzare questo ciclo di incontri che abbiamo chiamato Sistema il Design intorno al Design, proprio per indagare degli argomenti particolarmente interessanti per il nostro Dipartimento. Lo scorso mese abbiamo fatto un incontro sulla formazione, oggi questo sulla comunicazione, il mese prossimo, il 24 maggio, sulla proprietà, la tutela della proprietà intellettuale. Obiettivo di questi incontri è proprio quello di cercare di creare un circolo virtuoso di comunicazione fra l'associazione e i componenti e anche chi di voi qui presente non è all'interno dell'associazione, ma che ovviamente speriamo di avervi all'interno, proprio per studiare lo stato d'arte dei vari temi e per costruire delle strategie di sviluppo, soprattutto in un momento così fondamentale per l'ADI con la trasformazione, con questo nuovo museo dove appunto oggi ci troviamo a organizzare questo incontro, e cedo la parola a Federica Sala che lo condurrà.
Allora, buon pomeriggio, buonasera, grazie a tutti di essere qua numerosi, soprattutto anche grazie ai tanti relatori che hanno accettato di venire a raccontarci la loro esperienza. Io ringrazio anche appunto l'associazione LADI e LADI Zen Museum per avermi voluto coinvolgere nel Dipartimento Generale. All'inizio sì, sono due riunioni ogni tanto, in realtà è stata un po' una sola, ma pazienza, ormai ci siamo già rodati. E, non me lo dire. Esatto. No, però il bello è proprio quello, nel senso che in realtà, per esempio, una cosa che da subito ho apprezzato è il fatto di dedicare tempo e energia a una cosa che in realtà è un bene comune di tutti e che fa parte, che è un bene comune della città di Milano e del mondo del progetto. Quindi questo è mi piacerebbe anche che fosse un messaggio un po' che passasse da questi incontri, da questi momenti che toccano realtà che magari sono... vengono qua meno spesso, ma quando si inizia a frequentare un po' questo posto è sempre, no, si dice ci vediamo alla casa dell'Adi, quindi già solo il termine, questo fatto anche di trovarsi qua, questo senso di appartenenza, il fatto che ogni volta che vieni qua incontri qualcuno, fai due, questo è molto bello e a me piace molto questa cosa appunto che in città si senta questo posto come un posto di riferimento per il mondo del progetto, per le cose che possono essere fatte e discusse intorno. Come diceva, come ha detto prima di me, un'altra cosa che è fondamentale, come fin dalla fondazione dell'ADI e quando in questi anni per delle mostre mi è capitato di andare a rileggere anche vecchissime testate tipo qualità, stile industria, eccetera, eccetera, il tema della comunicazione del design è sempre presente dagli anni 50 a oggi, non è una cosa che è arrivata oggi. Sempre, ovviamente cambiano le tematiche, cambia l'attualità, ma si trovano un sacco di articoli interessanti di importanti esponenti del mondo della cultura del progetto che fin dagli anni 50 si interrogano su come è cambiata, come va fatta la comunicazione del design, quindi da una parte la grafica, dall'altra parte la pubblicità, dall'altra parte tutto quella che è la veicolazione del mondo del design, tant'è che all'interno dei membri di questa dell'associazione dell'ADI ci sono sempre stati giornalisti, uffici stampa e persone comunque legate al mondo della comunicazione del progetto e del design, e questo è un dato molto importante che penso vada sottolineato e che anzi dovrebbe essere da un certo punto di vista spinto, perché è un progetto a tutto tondo in cui ognuno fa il suo pezzettino per portare avanti un'idea comune. E quindi è per questo che oggi vedete anche su questo non palco, ma insomma su questo panel, delle persone con delle figure molto diverse per raccontare appunto tutti i diversi modi con cui oggi il design si può raccontare bidimensionalmente, digitalmente o tridimensionalmente a Milano o anche in altri luoghi, portando un contenuto progettuale anche ben oltre dai confini iniziali in cui un po' tutto è iniziato. Quindi inizierei a lasciare la parola a loro, poi se alla fine avete delle domande da fare possiamo farle e quant'altro. E faccio prima una carrellata di presentazione così. Allora parto da destra, quindi abbiamo Francesca Molteni, giornalista e fondatrice di Muse Project, che penso in tanti conosciate, che quindi è una realtà di produzione di video e documentari e quindi che usa il mezzo dell'audiovisivo per il racconto del mondo del design, dell'arte e di tante altre cose che sicuramente avrete avuto occasione di vedere in tante occasioni. Antonella Minetto, ho già parlato, no? Paola Silva Coronel, che è un architetto e una giornalista, che è colei che ha portato il sistema del design a Courmayeur con la Courmayeur Design Weekend, quindi è una delle persone che hanno contribuito a un racconto delocalizzato del mondo del progetto. Evelina Bazzo, che è la fondatrice di Umbrella, che è una storica agenzia di comunicazione
e quindi che ha il suo storico appunto, tanti casi che ci racconterà come l'evoluzione della comunicazione lato ufficio stampa è cambiata negli anni. C'è Gilda Boiardi che penso non abbia bisogno di molte presentazioni, comunque non va sempre bene, sì. Che da appunto la direttrice di interni è quella che ha avuto poi l'intuizione di raccontare in modo tridimensionale il mondo del progetto portandolo in giro per la città, e che ogni anno nell'arco degli anni ci parlerà di questo bellissimo libro che racconta i 30 anni di Fuori Salone, per cui ci si ricorderà delle prime porte della città trasformate, per cui poi c'è stata la triennale finché la statale negli ultimi anni, come poi ci racconterà bene. Comunque ci sono tanti numeri, non saprei dire quanti numeri della rivista, e 30 anni di mostre, per cui insomma di materiale ce n'è. Clara Bona, che è architetto, è giornalista e è riuscita a mettere insieme queste sue due professioni per attraverso Instagram e i social, per avere ancora meno tempo libero o averne meglio di più, nel senso che per avere un terzo lavoro che è proprio quello della comunicazione attraverso i social dei progetti a lei legati e che sono vicini al suo modo di essere, di vivere il mondo del progetto. Paolo Casati, che è il cofondatore di Studio Labo e il creative director della piattaforma fuorisalone.it, che penso tutti voi conosciate, e Riccardo e Simona Flacco e Riccardo Crenna, che insieme sono, che sono architetti, hanno anche uno studio che si chiama Studio Modulo, ma sono qua in veste di Simple Flair, che è questo progetto che portano avanti già da 10 anni, 10 anni l'anno scorso, quindi 11. Beh, esatto, vabbè, quindi rimango 10 perché quegli anni lì non sono, quei compleanni lì non hanno contato, e che è una realtà che ha saputo cogliere le possibilità date dal web e dal mondo dei social per iniziare ad avere un proprio racconto autoriale sul mondo del progetto, e che poi hanno saputo trasformare in una agenzia di consulenza digital molto importante, molto forte, con tante idee innovative. Per cui insomma, qua avete, spaziamo da mondi molto diversi. Lascerei la parola a Gilda Boiardi, così ci racconta un po' di tutte le cose che ha fatto e che sul tema, e basta. Allora, buongiorno a tutti. Devo ringraziare Adi che mi coinvolge sempre in queste iniziative che danno molta soddisfazione, ma talvolta nei momenti più cruciali non sai dove ficcare questo appuntamento, e comunque sono molto contenta di essere qui con voi e con tutti i miei colleghi che parleranno di comunicare il design. Io interni come comunica il design. Interni lo comunica ormai, chiedeva la Federica, da quanto tempo? Interni esiste dal 54, non lo dirigo dal 54, comunque qualora ci fosse qualche curiosità del genere. E è una rivista internazionale, diciamo che è in italiano e in inglese totalmente, due numeri all'anno sono invece in inglese e in italiano, proprio perché andando anche a presidiare degli eventi internazionali preferiamo esserci con il cartaceo nella lingua del luogo. Però si è arricchito nel tempo di una serie di iniziative editoriali, quindi print e poi digital, che abbracciano e informano, perché noi l'essenziale nostro, il nostro sempre obiettivo è sempre stato quello di portare la cultura del design il più possibile all'estero, farlo diventare internazionale. Io dico solo una cosa che ribadisco sempre, un'azienda che si chiama Molteni, che mette interni quando fa la comunicazione nel budget internazionale, non nel budget italiano. Questo ci ha sempre dato, da quando l'ho saputo, mi ha sempre dato una grande soddisfazione. Questo perché
forse viene riconosciuto questo ruolo di interni a livello internazionale, come anche organizziamo anche invitati da una serie di paesi delle iniziative a livello appunto internazionale. Per tutti posso citare nel 2011, quindi diciamo 11 anni fa, il Ministero della Cultura cinese ci ha invitato a organizzare a Pechino, al National Museum of China, che è il grande museo di Piazza Tiananmen, che forse conoscete per esserci stati o comunque sicuramente per l'immagine del museo che è di faccia al Ministero degli Esteri. Ci ha affidato l'organizzazione di una mostra in coproduzione con loro dedicata al design internazionale. Abbiamo portato 750 prodotti e portare nel 2011 750 prodotti in Cina, vi posso assicurare che non era banale. Poi abbiamo portato filmati e video e presenza di circa 250 progettisti e architetti internazionali e abbiamo poi fatto una mega inaugurazione, eccetera, eccetera, eccetera. La mostra è durata 15 giorni, naturalmente parlando dei numeri cinesi, abbiamo avuto in 15 giorni 500.000 visitatori da loro contatti, non da noi. Come abbiamo fatto in Cina è stato particolarmente faticoso, però così è stato in Messico, così è stato in Brasile, mostre e numeri dedicati. Poi cosa abbiamo? Abbiamo una serie di guide che tutti voi peraltro più o meno conoscete. La guida Fuori Salone naturalmente si è data per noi Fuori Salone, il primo evento del Fuori Salone nel 90, quest'anno arriverà alla 32esima edizione. E poi c'è il digitale, qui abbiamo in sala la Laura Traldi che ha dato una visibilità digitale alla rivista Non Banale, che di cui la ringrazio molto. E infine diciamo che l'evento per antonomasia è l'evento del Fuori Salone per noi, che quest'anno si svilupperà sempre alla statale. Siamo alla statale dal 2008. Prima eravamo l'obiettivo per noi. È nato quando il Fuori Salone? Alcuni mi chiedono come mai è nato nel 90. Nel 90 è nato in modo o più o meno organizzato perché abbiamo coinvolto più di 100, 102, 105 luoghi che erano showroom, soprattutto showroom ma anche gallerie, a organizzare tutto in contemporanea un evento che avesse come protagonista il design, perché nel 90 è stato l'anno in cui il Salone del Mobile si è spostato da settembre ad aprile, quindi nel 90 non c'è stato il Salone del Mobile a Milano. Quindi abbiamo ripreso questa, non si chiamava Fuori Salone, si chiamava Milano Design Week. E quando c'è stato ultimamente il periodo pandemico, diciamo che abbiamo ripreso la guida intitolandola Milano Designers Week, proprio per Designers Week, proprio per coinvolgere tutto il mondo del progetto, a partire dai progettisti per arrivare alle aziende. Fondamentale è sempre stato il supporto delle aziende. Voi credo che vediate alcune immagini tratte dal libro, il libro è qui in biblioteca comunque, il libro abbiamo scovato negli archivi della rivista, è stato molto faticoso trovare gli archivi della rivista, gli archivi quando la rivista non era digitale. Quindi abbiamo dovuto scartavellare non so quante scatoloni, andare poi ci sono. Perché non ci saranno state le foto degli anni 90? Sì, c'erano, però le foto appunto, andare a trovare soprattutto le foto, non so se vi ricordate Maurizio Galimberti, il fotografo che ha iniziato
con le Polaroid, e le Polaroid nel tempo sbiadiscono. Però abbiamo dovuto, nel frattempo abbiamo fatto dei traslochi, quindi quando si trasloca qualche cosa si dimentica sempre. Quindi andare nelle cantine a ricercare i pacchi, gli scatoloni. Ma comunque siamo riusciti, sono pubblicate più di 1000 immagini, ci sono citati 250 progettisti, eccetera, eccetera. E il volume è un volumone perché più di 500 pagine. Non so a che punto siamo nella proiezione, forse... direi che insomma 30 anni e quindi non abbiamo potuto citare tutti gli eventi, però diciamo che abbiamo cercato di scovare anche le immagini più interessanti senza dimenticare, cioè naturalmente qualcosa è dimenticato e non si è trovato documentazione. Una cosa curiosa è che le aziende che hanno fatto degli eventi non avevano più le immagini non digitate. Quindi abbiamo dovuto. Ma poi si documentavano rispetto ovviamente a oggi con gli smartphone, si documentavano molto meno anche le mostre, gli eventi, certo. Non c'era questa cultura dell'immagine per cui ogni c'era, si pensava sempre a tutto, mentre invece oggi, come poi raccontato, gli eventi sono pensati anche già in un'ottica di riprese fotografiche e video. Nel libro ci sono anche le documentazioni degli eventi degli anni Ottanta, precedentemente alla iniziativa dell'organizzazione in modo strutturale del Fuori Salone. Vi ricorderete molti, non tutti, ma si ricorderanno quelle immagini meravigliose del, non del macello, del fatte con tutti i fiori da Pallucco. No, da Pallucco, parlo ben precedente da Paola Navone, è stata fatta, io lo chiamo macello, ma non era il macello, ma insomma nel libro è ben citato, e quindi Cappellini, Paolo Pallucco, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, viene prima, negli anni Ottanta, e devo dire che abbiamo coinvolto Paolo Pallucco in prima persona, che anche lui faceva fatica a recuperare le immagini. Questo è un po' a titolo di curiosità. Devo dire che l'obiettivo, qual è stato sempre il nostro obiettivo, è parlare e divulgare la cultura del progetto, che sia a livello progettuale, a livello esecutivo, e soprattutto far sì che non solo gli addetti al lavoro fossero coinvolti, ma tutti quelli che passano per la strada. E quindi prima di arrivare alla statale, all'orto botanico e al luogo che tutti gli anni cambiamo e che chiamiamo Audi City Lab per il coinvolgimento dell'azienda Audi nella ricerca, noi abbiamo sempre fatto gli eventi per strada. Abbiamo iniziato con le prima delle piazze abbiamo iniziato con le uscite delle metropolitane, poi siamo andati nelle piazze, poi siamo andati nelle porte. E le famose nove porte a Milano sono nove porte ottocentesche che sono state costruite nell'Ottocento come chiusura, e noi la nostra volontà era di chiamarle, di enfatizzare il loro ruolo di apertura nei confronti di altri quartieri che adesso sono sviluppati. È stato veramente entusiasmante tutta questa esperienza. All'inizio fare le cose per strada era di una difficoltà enorme, perché bisognava andare in ogni quartiere dai vigili, oltre che dal comune, a chiedere tutti i permessi. Ci si moriva dietro nell'organizzazione di queste cose. Poi abbiamo fatto anche due o tre eventi alla Triennale, quattro forse. Abbiamo aperto il giardino della Triennale. Il giardino della Triennale è stata aperta nel 2001, con tutte delle sculture, alcune di queste ci sono tuttora, quella le sedie disegnate da Ettore Sozzas, sono tuttora la poltrona, l'app in bronzo
Gaetano Pesce è tuttora là e è stata fatta da noi appositamente, naturalmente con una galleria che l'ha donata per essere messa nel giardino. Poi è stato inaugurato con tamburi, insomma, quello che è fuori salone. Che secondo me la cosa bella è che tutti hanno una memoria legata, cioè penso che sia a livello, tutte le persone del mondo del progetto milanesi ma anche internazionali hanno delle memorie degli anni, per cui sicuramente avrete anche avuto modo di confrontarvi con i ricordi di tutte le persone. Beh, che sono... Nella libro abbiamo coinvolto quattro personaggi, quattro critici, che ognuno leggesse dalle Lie del Corde, Jan Susik, e ognuno leggesse in modo personale e la sua, come è stato vissuto da loro. Solo. Credo di aver superato i tempi, quindi cedo. La faccia? Sì, beh, comunque grazie, perché c'era tanto da dire, per cui insomma... Rispetto al programma originale facciamo un piccolo cambiamento e parla Francesca Molteni. Poi tu mi dici se vuoi che vada avanti, non so se... Okay. Sì, c'è un video che possiamo vedere anche mentre ne parlo. Mm-hmm. Ma intanto grazie a tutti voi, grazie a chi è venuto stasera. Io mi scuso se dovrò scappare, ma ho un'ottima scusa, perché stasera inaugura al Museo del Novecento la mostra su Aldo Rossi e il design, che vi invito poi da domani, perché stasera sarà complicato andare a vedere. Mi spiace che sia in un altro museo, ahimè, purtroppo, però insomma sempre di grande divulgazione di design e figure del mondo del design parliamo, quindi più ce n'è meglio è, questa è la mia teoria. Quando noi abbiamo cominciato con le produzioni video, io avevo fatto un'esperienza in Rai, quindi vi racconto solo due cose per dire a che punto siamo oggi della comunicazione del design attraverso lo strumento video multimediale. Non esistevano video sul design, era quasi impossibile trovarne. C'era qualche vecchio programma della Rai, c'erano delle interviste per lo più fiume, architetti e designer, ed è stato per me bellissimo vivere negli ultimi, purtroppo sono già passati 20 anni, quasi di più di 20 anni, vivere la trasformazione del design attraverso il video. Possiamo mandarlo anche in play, mandalo pure in play senza l'audio, tanto non ci sarà il tempo, dura un minuto, questo è un trailer dell'ultimo lavoro che abbiamo fatto, che ha sconvolto più di una, diciamo, il video non si vede ma fa niente, lo vedrete poi dopo, no, è quello precedente, ma non importa, non c'è problema, tanto lo troverete, si chiama White Noise ed è un film che racconta dove oggi siamo arrivati appunto con la comunicazione di design, perché non ci sono oggetti di design, cioè ci sono sullo sfondo di una storia che è una storia appassionata, una storia di ricordi, una storia che parte da una casa e arriva a Venezia, e i mobili sono semplicemente in qualche modo la vita che la protagonista vive nella sua casa, sono lì come tanti altri oggetti. Immaginate che questo per il design è un salto molto grande, perché i primi video che abbiamo cominciato a fare 20 anni fa erano video sui prodotti, su appunto le storie dei designer, dei progettisti, sul salone del mobile, piuttosto che sul fuorisalone, insomma i grandi eventi, le mostre, i personaggi, questo era. E qualche prodotto per qualche azienda un po' più evoluta, un po' più attenta. Quello che sta cambiando oggi radicalmente, e posso dire che è cambiato ancora di più negli ultimi 2 anni, è che non solo noi, in qualche modo addetti ai lavori, ma anche le persone che normalmente vanno in un negozio, si sono rese conto dell'importanza di sapere quello che comprano, di avere un immaginario legato a quell'oggetto, di potersi, come forse la moda è riuscita a fare prima di noi, in qualche modo di comprare un sogno, con una frase così un po' pubblicitaria degli anni 80, ma insomma quel sogno bisogna costruirlo, e credo che tutti noi qui in modo diverso e con strumenti diversi facciamo un po' questo, facciamo immaginare quello che un oggetto può significare nella nostra vita. E adesso, se vuoi andare avanti, intanto facciamo vedere altre cose. Nel frattempo, questo è un progetto che abbiamo fatto sulla casa di Gaio Lenti per l'Ordine degli Architetti di Milano in occasione di una serata celebrativa.
Qui la cosa meravigliosa altra che è successa negli ultimi tempi è che molti protagonisti del mondo dell'architettura e del design sono diventati delle icone nazionali, sono diventati degli eroi e delle eroine. Prima erano forse troppo giovani, mancava quel periodo storico che ci fa forse capire di più chi sono gli italiani che hanno fatto l'Italia. Ecco, Gaio Lenti, Ettore Sozzo, Smendini, abbiamo fatto anche un documentario su Gio Ponti, insomma tanti altri protagonisti del mondo del design sono, così come i grandi artisti, gli storici, i grandi protagonisti della musica, sono finalmente oggi, possiamo dire, diventati parte del nostro patrimonio nazionale. Ecco perché un progetto come quello di Gaio Lenti poi è diventato anche pagine di un articolo che ho scritto per Didi Repubblica, da cui, con cui collaboro da novembre. Perché? Perché Gaio Lenti, oggi di Gaio Lenti si può parlare come una protagonista della nostra storia, non solo del mondo dell'architettura e del design. Questo mestiere a vario titolo dobbiamo in qualche modo essere orgogliosi, perché fino a qualche anno fa, io vengo da una famiglia chiaramente che ha a che fare con il mondo del design, che si chiama Molteni, e a Roma mi dicevano: ma il design, ma quando lavoravo alla RAI dicevano: ma il design è una cosa iper stratosferica, solo per pochissimi eletti, non si può parlare di design in televisione perché è una cosa che non interessa a nessuno. E noi un po' modestamente tanti anni fa abbiamo cominciato a dire: beh, forse dipende da come si parla di design, anche parlare di fisica può essere un argomento molto tecnico e molto specifico. Poi arrivano dei grandi divulgatori come Carlo Rovelli che ci spiegano che le leggi della fisica, impossibili per chi non ha studiato in modo approfondito questa materia, ma sono capaci di comunicarle, di trasferircele in un modo molto immediato. Negli ultimi, come dire, questa grande esplosione di comunicazione attraverso i social media, ma appunto qui ce lo racconteranno dopo persone molto più esperte di me, la moltiplicazione dell'interesse per la comunicazione video che non sia strumentale solo a un prodotto, a una promozione, a un'azienda che si racconta, ma che parli della nostra vita. Poi c'è, come stiamo facendo noi, il commento, l'incontro con il regista, insomma, diventa un'occasione per tornare a essere fisici e non solo digitali. Quindi vi invito a partecipare il più possibile e ai giovani architetti, ho un piccolo corso al Politecnico in cui insegno che cosa vuol dire fare un video di un progetto di architettura. Dico sempre: guardate che c'è, sì, potrete fare gli architetti, ma magari farete i filmmaker, magari farete gli autori che scrivono di architettura e di design. Non c'è solo l'architetto, diciamo, tradizionale, ecco, che ha uno studio, ci sono tante professioni legate al mondo dell'architettura e del design, e sicuramente questa è una delle più divertenti. Vi ringrazio, lascio la parola, vi saluto. Grazie a te. Scusatemi per la scusa. Ciao Francesca, grazie. Ecco, direi che Francesca appunto ha toccato benissimo come il linguaggio video sia diventato uno degli strumenti principali per il racconto del design, e come questo trovo anche molto interessante quello che ha detto in chiusura sulle tutte le professioni che ruotano intorno. Lascerei invece adesso la parola a Evelina Bazzo. Vado. Io avrei bisogno. Lo fai tu, faccio io. Negli primi anni 2000, oltre allo studio che avevo già da parecchi decenni, e lo studio Ombrella, con il quale ho seguito aziende diverse nel tempo, diciamo anche molto a lungo, insegnavo lo UAV nel corso di disegno industriale e lavoravo intensamente anche per l'ADI all'interno dell'osservatorio permanente del design con, diciamo, un gruppo di colleghi con il quale siamo andati avanti molto tempo. Era un periodo in cui io sono stata molto legata alle aziende artigianali, perché le aziende artigianali in quel momento lì avevano parecchie difficoltà anche identitarie, e mi ricordo che si delocalizzava alla grande e io ero molto, diciamo, contrastata da questo tipo di attività di alcune aziende, non quelle che lavoravo io, ma soprattutto nelle aziende sportive questo si usava molto,
e nella mia area cioè, ci sono tanti distretti, tra cui anche questo, e quindi io diciamo, ho fatto un gran lavoro per stare, per in qualche modo provocare le aziende artigiane a cambiare paradigma di lavoro. E io, egoisticamente, da un lato volevo anche assicurarmi di avere materiali di comunicazione efficienti, ma al contempo le aziende erano abituate a non fare così tanti prodotti, ma soprattutto, e nel campo dell'artigianato in particolare, a un'azienda artigiana corrisponde quasi sempre un fondatore che è anche creativo e che è anche, diciamo, la persona che progetta. Quindi ho cominciato con un progetto, ecco qui la famosa foto degli anni in cui non si vede più niente perché era una foto, diciamo, non di qualità. Ho cominciato con un progetto per la San Lorenzo e i 12 monili d'argento, perché abbiamo deciso, rispetto a questo tema, che era molto importante che fossero le donne a fare, diciamo, un progetto di qualcosa che portavano loro. Questo è stata un'esperienza prima, ma molto interessante, perché si sono potute in quel tempo invitare molte persone, molte designer che oggi sono diventate famose, forse non correrebbero più, diciamo, per fare un progetto così, non dico semplice, ma collettivo, e ha avuto molta soddisfazione. Tutti i progetti sono stati, da questo momento in poi, sono stati l'occasione per creare un network di lavoro con grafici, fotografi, video che ancora allora non erano così tanto, diciamo, frequenti, e soprattutto per avere degli apporti critici di qualità. E questo per me è sempre stato importantissimo per poter comunicare secondo un livello che io ritenevo indispensabile. Quindi si vede, diciamo, alcune delle persone. Purtroppo non ci sono più, come Lella Vignelli, e qui abbiamo le 12 designer, tra cui vediamo, insomma, a parte la Alves de Sousa che è andata a stare in Brasile, ci sono le persone che conosciamo, la Teri Pecora, Teri Tuan, la Lella Vignelli, Naoko Sintani, la Giovanna Talocci, la Benedetta Tagliabue, Mangiarotti, e la Patrizia Orpiola, insomma, così via, erano 12. Questo è stato molto importante perché nella presentazione che abbiamo potuto fare alla Triennale, contemporaneamente alla presentazione era pronto il video, era pronto, diciamo, il catalogo con le foto e con tutte le donne che indossavano il proprio gioiello. Un'altra esperienza parallela ma molto diversa, dove sempre il tema non era semplicemente una scelta di visibilità, ma era legato a dei veri interessi, diciamo, anche commerciali dell'azienda, è stato Design Sitting for Design Eating per la Fornasari. Fornasari era una piccola azienda che produceva sedie artigianali, e con questo tipo di progetto siamo riusciti a chiamare, diciamo, altrettanti 7 designer che erano tutti già molto esperti nella ergonomia della seduta e che hanno tutti quanti accettato molto volentieri, come vediamo Pidesci, Azumi, Bern, Ilka Suppannen, Schlinger, Riccardo Blumer, aveva già preso il compasso d'oro, però ha accettato volentieri, diciamo, di fare questo progetto. E così c'è stata una sequenza, e questo è stato il mio modo di creare all'interno dello studio molti materiali di valore con i quali, diciamo, comunicavo con i giornalisti, perché lo scopo principale è sempre stato quello di portare ai giornalisti un materiale di qualità. Ma però contemporaneamente anche le aziende si sono abituate a lavorare con i designer, per i quali avevano una certa pruderie, diciamo, perché tornando al discorso dell'azienda artigiana, questi erano un po' abituati a far da sé. Proseguo con De Castelli,
con questo progetto di Tracing Identity, che è stato un progetto anche per De Castelli molto importante, segnato per lui una linea netta e soprattutto una grande apertura nei confronti della professione, del design e dell'architettura. Questo ha portato, diciamo, a una situazione conclusiva in triennale, un po' sempre queste presentazioni avvenivano in triennale, e dove è stato fatto un convegno, così ci siamo misurati, perché anche in questo caso ero un po' criticata per il fatto che spesso questi progetti accorpavano solo le donne, oppure erano invitate solo le donne, ma non è che fosse una scelta di genere. Nel caso di De Castelli in particolare si usava, diciamo, sembrava che il metallo fosse qualcosa che riguardava soltanto gli uomini, c'era bisogno di una visione più soft, più femminile e di un'interpretazione diversa, che così è stato possibile ottenere. E, faccio un passo indietro di data per citare il lavoro settennale fatto con Marmomac, che era una fiera che era indirizzata principalmente all'edilizia, dove un progetto di design sembrava veramente qualcosa di un po', diciamo, difficile da prevedere e da accettare. Però con il Marmo Macamita Design siamo riusciti a veramente, diciamo, a fare un lavoro molto importante, che ha coinvolto nel tempo 40 progettisti, naturalmente divisi in 7 anni, con temi che allora erano un po' premonitori, perché i temi della leggerezza, alla sostenibilità, al consumo limitato del marmo forse non sono stati capiti per quanto io avessi voluto introdurli, ma hanno costituito comunque un precedente che ha fatto sì che molte di quelle aziende oggi sono diventate aziende importanti che credono molto nel design, e anche la fiera ha continuato, diciamo, in questo percorso che era stato assegnato. Naturalmente sempre accompagnati da grandi anche investimenti da parte della fiera nell'allestire mostre di una certa dimensione, nel fare le conferenze stampa ogni anno in concomitanza con il lancio del tema, nell'acquisire i designer che naturalmente erano incaricati e quindi avevano, diciamo, anche avevano il loro incarico remunerato, insomma non era un discorso così tanto semplice. Ecco, qui si vede un'immagine. Qui c'è stato un dialogo sempre maggiore anche tra la parte di ufficio stampa e le aziende, in cui da una parte e dall'altra uno ha imparato a produrre degli strumenti diversi, sì, e l'altro ha imparato anche a farsi affiancare da dei nuovi consulenti, da dei consulenti diversi che andassero a coprire dei nuovi ruoli che erano nati. È stata un'apertura molto importante, perché mettendo insieme diciamo tutte queste avventure, almeno 70-80 designer hanno fatto dei lavori con delle aziende che non si sarebbero mai poi pensate, o forse anche non avrebbero osato chiamare questi designer. Non so, vedevano questa disciplina in un modo un po' distante, come se fosse non adatta o non, diciamo, proporzionata alle loro dimensioni, cosa che in questo modo è stato completamente scavalcato tutto il problema. E noi abbiamo lavorato tantissimo a produrre le risorse, tuttora il mio tempo più del 50% va a produrre risorse di qualità, perché considero che quando ho le risorse poi anche lavoro, la comunicazione risulta. La comunicazione per me è già fatto, no? E mettendomi nei panni anche dei giornalisti, che considero, almeno da quelli che sono gli scambi, che hanno spesso delle difficoltà con testi, con le risorse testuali e anche quelle visuali, insomma, io lavoro in questo modo. Il progetto degli strumenti è un progetto. Il progetto degli strumenti lo considero importantissimo. Ecco, qui ci sono alcune fasi di immagini di Marmomac, perché Marmomac poi ha avuto anche una menzione per il compasso d'oro Adi, per via della complessità delle sue, diciamo, dei progetti. Tutto confluiva sempre nei libri, e questi sono appunto
i Deni e tutti quanti i designer che hanno partecipato nel tempo. Qui si cambia un po', si cambia paradigma, siamo in un periodo diciamo un po' più vicino e stiamo in un'immagine di arte. Perché... chiederei di trarre un attimo delle conclusioni finali perché dobbiamo un po' passare all'intervista. Allora, dati molto... certo, allora lavorare con delle aziende industriali di altre dimensioni che portano un grande contributo di cultura e di design sono ovviamente occasioni che diciamo sono molto formative e in questa esperienza diciamo cito l'Harper perché è un'azienda che fin da subito ha creduto tantissimo e sempre e ha messo in prima linea la comunicazione. Tante volte mi si racconta come rispetto a determinate scelte diciamo la comunicazione è sempre stata quella che ha determinato la priorità e quindi lavorare per Arpe è stato molto facile sotto questo aspetto perché c'è sempre stata una ricerca tanto di coerenza tra prodotto, comunicazione e anche progetto di globalizzazione e progetto industriale. Beh, questo l'ho messa perché ci sono io, oltre al fondatore dell'Arpe che adesso è il presidente della... Poi i rapporti con le aziende storiche che chiaramente sono come una specie di scrigno da cui si tira fuori di tutto e di più e che si ha l'occasione di studiare continuamente qualche cosa e di scoprire e quindi di avere rapporto con le aziende diciamo e con i maestri del design. Per cui scorro a questo punto, visto i tempi, soltanto le immagini. Questo è un esperimento recente che stiamo facendo per comunicare l'Home Lift e qui è un'immagine per ricordare anche tutto il lavoro di Oscar Colli all'interno del nostro osservatorio permanente del design. Un convegno che abbiamo fatto sempre per anni nel Veneto. Diciamo che appunto gli strumenti della comunicazione diventano oggetto di un progetto, cioè si possono progettare gli strumenti di comunicazione che diventano essi stessi fondamentali e giustamente come diceva Evelina diciamo che la comunicazione è ormai sempre di più integrata fin all'inizio di un processo progettuale creativo, un po' come anche degli aspetti distributivi e logistici oggi vengono integrati, perché se io disegno un tavolo che è inamovibile non ho pensato a come spedirlo e allo stesso modo se io faccio una cosa non penso anche a come raccontarla, poi questa cosa qua rischia di rimanere un po' slegata dal contesto. Chiudo. Sì? No, chiudo perché mi è venuto un po' di tosse e non so cosa Grazie. Grazie mille, dai, la parola a Paolo Casati. Ci racconti un po'. Grazie a tutti, grazie. Sì. Penso che stai vedendo questa slide. Bravo. Allora, grazie a tutti, grazie Federica, grazie Adi. Io mi chiamo Paolo Casati e con Cristian Fornier abbiamo uno studio e si occupa di design della comunicazione. Quindi non a caso colleghiamo ribaltando le parole. La nostra esperienza nasce sui banchi del Politecnico, facoltà del design, nasce più di 20 anni fa, dove appunto poi inizia a prendere forma quello che è il progetto Fuorisole.it. Fuorisole.it nasce fisicamente diciamo nel 2000 come risposta a una cosa interessante per loro in cui ci troviamo. Il tema del laboratorio di sintesi della nostra facoltà era il libro bianco sul Museo del Design di Milano, perché nel 2000 non esisteva un Museo del Design. Noi ci siamo posti delle domande e per noi il Fuorisalone era il Museo del Design. Cioè quello che si viveva in quelle esperienze in quei giorni per noi era la rappresentazione della narrazione, della comunicazione di tutto ciò che per noi rappresentasse il design. Cosa mancava? Mancava una forma di storytelling che internet in quel momento permetteva di avere. Quindi
registrammo un dominio e iniziamo a raccontare dal nostro punto di vista agli studenti quello che accadeva durante l'evento. Il nostro focus non era il prodotto, ma era l'esperienza che questo generava nelle relazioni tra di noi e nelle opportunità che quella settimana creavano a tutti noi studenti nella relazione con le aziende, con i progettisti, con i designer. Io la Fuorizona l'ho conosciuto da ragazzino per storie familiari, Stark e altro, e da lì mi sono innamorato di questa possibilità, no? Quindi questo è stato l'inizio del progetto. Oggi Studio Labo si occupa di Fuorisalone, ma si occupa anche di Brera Design District e si occupa tantissimo di una cosa che secondo me è un po' la risposta alla domanda, che è la consulenza verso il mondo del design, verso tantissime aziende, di come appunto si può comunicare. La risposta oggi per me è una, è in forma ibrida, non lineare. In passato forse era più semplice perché esistevano degli strumenti, dei contenitori e dei ruoli. Oggi tutto questo è stravolto e si sta ristravolgendo un'altra volta, perché da qualche mese è diventato mainstream il mondo del metaverso, dell'NFT, e ci troviamo quindi ancora una volta a ribaltare e a rimettere in discussione tutto. Diciamo che nei miei 22 anni di lavoro, pensando a quando sono uscito dall'università, dove poi ho avuto anche la fortuna di insegnare per 10 anni proprio di questi temi, ho visto varie rivoluzioni. C'è stata il web, che ci ha permesso poi di lavorare subito e di creare una relazione, un'opportunità. Poi c'è stato il video, mi dispiace che non c'è Francesca, ma Politecnico ha avuto proprio anche un corso di audio, dove l'audiovisivo era protagonista nel racconto. Poi sono arrivati i social e oggi sta arrivando questa dimensione. Quindi non si può pensare a qualcosa di statico, non si può pensare a qualcosa di lineare. La moda anticipa, il design segue, sempre un passo indietro, ma per un tema strutturale, organizzativo, non è una critica, ma è un dato di fatto. E quindi i linguaggi in questo caso si vedono. Ma torniamo alla storia di Fuorisalone. Quindi Fuorisalone nasce, la nostra piattaforma nasce come risposta dal basso, dal gruppo di studenti a ciò che viveva, ma diventa, grazie poi all'evoluzione degli strumenti e dei device, in maniera rapida, un qualcosa di significativo, che ha poi usato sempre la tecnologia come modo per raccontarlo. Oggi abbiamo un archivio che supera, penso, le 200.000 immagini georeferenziate e geolocalizzate rispetto agli eventi. Perché? Perché da subito avevamo spinto su questo tema, della tecnologia. L'esperienza parte come sito internet, si struttura poi in una piattaforma che permette anche di creare delle relazioni alle aziende che lavorano. Quindi abbiamo poi lavorato sul territorio, siamo arrivati dopo qualche anno a dare una consulenza a Zona Tortona, nello sviluppo del tuo progetto di Zona Tortona, quindi iniziamo a conoscere cos'è il marketing territoriale, che è fondamentale oggi nelle dinamiche della città, della comunicazione e del design. Quindi Zona Tortona non è stato dove si è inventato il Fuorisalone, ma il Fuorisalone ha trovato una forma e una marca sul territorio. Da lì, dopo quell'esperienza, abbiamo lavorato sull'area di Bovisa, mi hanno creato Zona Bovisa, base vimetri, quadri creativi con Triennale Bovisa, ancora un altro pezzo per capire come il design attraverso l'evento creava una relazione con la città, col territorio, quindi usciva dagli spazi tradizionali, dalla superficie bidimensionale della comunicazione tradizionale, entrava in questa relazione. Da lì passiamo poi a Porta Romana, poi facciamo esperienze mecenate, fino ad arrivare al 2010 a Brera, dove mettiamo, diciamo, in riferimento tutto quello che era il nostro know-how. Partiamo con Brera, che aveva 70 showroom di design, e io il 3 maggio farò la conferenza di Brera di Fuorisalone e racconterò che ce ne sono 168 in Brera. Quindi ancora una volta l'evoluzione che cos'è? Che il territorio, l'appartenenza al luogo, l'importanza dell'evento fanno sì che anche l'industria del design e della sua comunicazione usa il luogo, l'appartenenza al territorio come segno di distinzione e di, diciamo, rappresentazione. E questi sono tanti tasselli di una storia, come vi posso dire, non è lineare, perché è fatta di tutti questi satelliti che si incrociano. Ma volendo ripercorrerla, che cosa è successo poi nel 2020? Eravamo alla conferenza stampa del Salone del Mobile, iniziamo a guardare, forse c'era anche Laura, ne parlavo anche con lei in quell'occasione, insomma c'era la notizia di quello che stava accadendo col Covid, e iniziamo a chiederci, ma cosa faremo tra qualche giorno, tra qualche settimana per il Salone? Eravamo alla conferenza il 28 di febbraio, chiaramente abbiamo fatto saltare, e ci siamo chiesti, ma fuori Salone, che fa l'80% del fatturato della mia società, che ha 12 persone, 12 famiglie, come facciamo a sopravvivere? Abbiamo avuto l'intuizione di associare la parola Fuorisalone alla parola digital, quando in realtà Fuorisalone per noi è sempre stato digital. Ho raccontato che siamo partiti
tutti con un sito, quindi... però quella dimensione ha portato, quel link ha portato la capacità poi alle aziende di riconoscere nella nostra piattaforma un modo per riuscire a fare uno switch. Quindi a giugno abbiamo lanciato la prima edizione di Fuori Sole Digital con una raccolta di adesioni molto significativa, soprattutto di tantissime aziende storiche del design che avevano sempre, il termine penso giusto, snobbato fuorisole.it come luogo di riferimento, vedendo in noi un contenitore per poter creare comunicazione. Ma abbiamo fatto implementando funzionalità nuove: nasce Fuori Salone TV, nasce Fuori Salone Meets, nasce Fuori Salone Cina, Fuori Salone Giappone, dove abbiamo registrato i marchi e sviluppato progetti e piattaforme, e questo ci ha permesso di amplificare, per poi arrivare a quello che vedete qui rappresentato, una design guide. Quindi abbiamo tradotto da quell'esperienza poi nelle quattro edizioni, giugno, settembre, aprile, settembre dell'anno scorso, da quello che era un evento storico di una settimana in città a una piattaforma di comunicazione per il design che fosse una guida di orientamento, che sfrutta l'identità di Milano e di Fuori Salone per amplificare poi, diciamo, nel mondo quelle che sono tutta una serie di opportunità. E da lì, quindi, da una guida di una settimana a una piattaforma che poi arriva oggi a essere qualcosa di diverso, che si è attivata con la newsletter settimanale, con due rubriche dedicate al mondo del design, osservatorio sulla cultura del progetto e indispensabile che esce ogni venerdì, più diciamo dedicata alla comunicazione di quello che accade intorno a noi, soprattutto col focus a Milano, e con poi l'appuntamento chiaramente chiaramente di aprile. Questa è in super sintesi l'esperienza che io porto e che diciamo è il mio quotidiano, no? Che cosa abbiamo poi introdotto, che lanceremo, lo dico un po' in anteprima rispetto al 3 maggio? Lanceremo un premio, nascerà il Fuori Salone Award, che è un premio che è del pubblico, perché abbiamo ritenuto che il Fuori Salone è qualcosa che nasce e si sviluppa in una genesi tra persone, che fosse il pubblico a poter dare un valore. Il premio, ci siamo interrogati molto sul premio, abbiamo scelto che il premio fosse un NFT, quindi qualcosa di digitale come riconoscimento, ma che nasce dall'opera di un artista, si chiama Auro Martino, che ha fatto come me il Politecnico, che oggi sta all'MIT di Boston, e che attraverso un processo di intelligenza artificiale ha tradotto i dati che stanno dentro la piattaforma di Fuori Salone, che vede oggi numeri veramente molto alti, e delle relazioni tra luoghi, territorio e design in una forma organica. Quindi questo è quello che mi va a presentare. Oltre a questo, sempre parlando di come comunicare il design, lanceremo di fatto un'area riservata per gli utenti che potranno gestire tutti i contenuti in maniera più strutturata e autonoma, oltre a un'interfaccia d'uso per gestire la quantità di mole di contenuti che stanno dentro Fuori Salone. Fuori Salone, vi dico, nel 2019 aveva 1.400 eventi nella piattaforma. Se li moltiplichiamo per le aziende, per i design, era un dato infinito. Le immagini che ogni azienda produce per raccontare il proprio evento arriva a un numero esponenziale. Vederli, fruirli secondo un percorso lineare è impossibile. Quindi, abituati ai social media, abituati chi fa il nostro lavoro a Pinterest e Instagram, e al tema dello scroll, abbiamo unito queste, quindi lanciamo una piattaforma, un'interfaccia d'uso che si chiamerà Ispirami, che permetterà in anteprima, lo lanceremo la settimana prima del Fuori Salone, poi sarà in uso continuo, questo strumento per vivere di mood board e di ispirazione, dove l'algoritmo creerà l'attrazione tra queste immagini e permetterà ai professionisti, e non solo, di fruire di questo flusso di contenuti continui. Magari anche di pensare dei percorsi, di avere dei percorsi inaspettati. Questo ti porta ai percorsi inaspettati, ti porta alla possibilità di salvare questi dati, ti porta alla relazione col rapporto con l'azienda, ti porta alla relazione con l'agenda di contatti che tu ti puoi creare. Perché di fatto la cosa poi più importante è che quello che ha rotto un sistema che prima era molto strutturato è quello che oggi è tutto molto più democratico, è tutto molto più aperto. Quindi social media da una parte, Instagram dall'altra, ha ribaltato i ruoli, ha ribaltato i pesi, no? Quindi c'è un modo di comunicare il design che di fatto non segue più regole classiche, e se non continui ad aggiornare continuamente su questo modello rischi di perdere un treno importantissimo che non ti fa più essere rappresentativo di quello che è il
Io penso di aver raccontato tutto in 11 minuti, quindi ben 4 minuti dopo, basta, grazie. Grazie. Prima di passare la parola a Clara Bona, ripasso un attimo la parola a Luciano che voleva fare un intervento. Non tanto un intervento quanto una considerazione, perché hai toccato un punto secondo me cruciale di spartiacque importantissimo, che non è tanto la modalità di comunicare quanto il senso di appartenenza al mondo della comunicazione. C'è un filosofo coreano, Han Chung, che scrive un libro qualche anno fa straordinario, che è Lo Sciame Digitale. E fino a quel libro eravamo abituati a immaginare la comunicazione come un processo lineare, quindi c'era la comunicazione business to business che parlava un linguaggio, la piccola comunicazione business to consumer che ne parlava un altro, con una relazione diretta, proprio passaggio, passetto, passetto. Le cose si mischiano adesso, ma la cosa fondamentale è che di volta in volta chi comunica è fruitore e contemporaneamente produttore dell'immagine, e si va a organizzare attraverso appunto sciami digitali che si cortocircuitano, si formano attraverso dinamiche francamente non così lineari, ma che portano valori, emozioni che difficilmente possono essere, diciamo, pianificate. Un po' come il passaggio, secondo me, dell'urbanistica pianificata, che si pensava di poter decidere dove la vita si svolgeva, poi in realtà i movimenti aggregativi se ne fregano della pianificazione urbanistica e la vita si sviluppa in altra zona, in altra cosa, per dinamiche competenze. Oggi siamo, secondo me, veramente di fronte a questo modello. Quindi organizzare in termini lineari la risposta di comunicazione per come raccontare il design credo che sia sempre più difficile, sarà sempre più importante costruire quei moventi aggregativi di questo sciame dove di volta in volta siamo partecipi, attori, spettatori o produttori di contenuti. È un passaggio secondo me epocale. Noi avremo di fronte ai prossimi anni, poi il Covid certamente ha accelerato in maniera esponenziale questa dinamica, però non sarà più così facile pianificare le cose in lungo periodo, perché poi davvero sfugge completamente la vita, che è il suo bello, il fondo della comunicazione. Grazie. Passo la parola a Clara, che ci racconta come metti insieme la vita personale e lavorativa, allora, e la aumenti. Sono Clara Bona e faccio da sempre sia l'architetto che la giornalista, e come diceva Federica, ultimamente da un po' di anni a questo si è aggiunto forse un po' un terzo lavoro, che è Instagram, che ho iniziato in modo così, penso un po' come tutti, un po' casuale, iniziando a pubblicare qualcosa che riguardava principalmente il mio lavoro, e poi via via ho iniziato a pubblicare sempre più frequentemente, sempre più spesso, cose che appartenevano anche non solo al mio lavoro ma anche un po' alla mia vita, quello che facevo, le mostre che vedo, le architetture che incontro per strada, così, tutto in modo molto direi spontaneo, immediato, molto semplice, quindi senza un progetto strutturato di pubblicazione, però con una cadenza abbastanza regolare. E facendo io la giornalista, ho sempre cercato nei miei post di fare in modo che quello di cui parlo sia poi facilmente usufruibile anche da altri, quindi se vedo una mostra cerco di mettere in modo preciso la localizzazione, dove si trova, per quanto dura, in modo che chiunque possa poi prendere spunto e fare più o meno, insomma, prendere ispirazione. Infatti potrai presto fare anche il tour operator, credo. Perché anche dei viaggi, così molto mi chiedono. Però ho visto che questo modo così appunto semplice e veloce di comunicare mi ha dato la possibilità anche di
condividere delle cose anche a livello lavorativo. Infatti, per esempio, io da più di 15 anni scrivo tutto l'inserto del Corriere della Sera per Vivi Milano sulla Salone del Mobile, che è un lavoro che mi impegna tantissimo per un sacco di tempo, ma poi negli ultimi tempi ho notato che forse quasi le cose che io pubblicavo poi su Instagram diventavano più forse più reali, più veloci, quindi anche più utili alle persone rispetto forse alla mia guida, che alla quale dedico un sacco di tempo per scriverla, però ovviamente ne scrivo un mese prima, lo chiudo prima, quindi è un'altra cosa quando uno vede me che sto andando a vedere quella mostra, quell'evento, e vede subito se è una cosa che gli piace, se è una cosa che gli interessa appunto andare a vedere. E quindi Instagram è diventato effettivamente per me un impegno quasi quotidiano, cioè non un impegno nel senso che è una cosa che faccio volentieri, però con una cadenza molto precisa. E la svolta un po' è stata durante il lockdown, quando ho pensato che stando a casa così, non sapevo per così tanto tempo, però avevo pensato di fare una piccola pubblicazione ogni giorno con dei video in cui raccontare qualcosa, e mi è venuta l'idea di fare questa rubrica che ho intitolato Viaggio a casa mia, che era un piccolo racconto quotidiano di qualcosa che vedevo in casa. Quindi mi ha dato l'opportunità sia di ogni giorno dovermi inventare qualcosa, e poi le mie pubblicazioni sono durate circa 3 mesi, quindi molto di più di quello che avevo previsto all'inizio, sempre dentro la mia casa, e alcuni temi erano proprio piccoli piccoli, quindi magari l'interruttore, le lampade, insomma, per non bruciare subito tutto quello che si poteva vedere all'interno di una casa, e sono riuscita a trovare un modo anche lì di comunicare, di raccontare, quindi gli oggetti di design che però tutti noi, quelli che viviamo nelle nostre case, quindi dagli utensili ai mobili, a come magari sistemare in modo diverso all'interno delle nostre case alcuni oggetti, alcune cose, ed è stata una piccola rubrica però molto seguita che mi ha dato poi lo spunto per fare appunto tante altre cose. E Instagram mi ha dato la possibilità appunto di pubblicare quello che è più vicino a me, ai miei gusti, senza dover passare tramite, quando lavoro per un giornale, tramite delle scelte o delle cose così, quindi è proprio, rispecchia completamente il mio modo di... Una libertà molto maggiore e anche un'immediatezza, sì, che... E un'immediatezza che penso che sia la cosa che è più importante su Instagram, perché mi rendo conto che ad esempio una comunicazione di un'azienda è più difficile perché è un po' più istituzionale, è un po' più rigida, invece su Instagram diciamo è più bello quando ci metti più te stessa, la tua faccia, e quindi anche con il prodotto, però lo ne parli e uno vede proprio come ne usufruisci, e in modo così, appunto, più personale. E poi ha battuto tutte le barriere, per cui ha permesso di entrare nella vita delle persone, nelle case, quindi però sì. In effetti, e poi io, non avendo un Instagram separato su di me e sul mio studio di architettura, perché vedo che mi piace di più che sia una cosa tutta insieme, perché un po' anche il mio lavoro e la mia vita privata sono un po' un tutt'uno, ecco, il mio lavoro è la mia passione, quindi anche quando faccio un viaggio o vado a un ristorante, cioè se lo pubblico è perché mi è piaciuto da quel punto di vista anche architettonico e di interesse. Certo, infatti io ti seguo, non faccio altro che segnarmi i posti dove andare, faccio liste, salvo foto, per favore, capisco.
questo, ma è anche secondo me molto interessante il racconto a livello architettonico di progetto del cantiere, come ecco, io trovo anche molto divertente perché c'è proprio, non so, dal controsoffitto a, sì, alla porta del pavimento. Un'altra cosa che appunto ci dà la possibilità rispetto a magari su una rivista puoi pubblicare una casa che è venuta particolarmente bene e è stata fotografata e tutto, però magari alcune volte sono anche delle case lontane da quelle di un pubblico. No, a me piace perché ti dà la dimensione dell'architettura, come diceva appunto prima Francesca, sì. Cioè ti dà una dimensione umana e quotidiana che tante volte invece si rischia ad incensire esageratamente, sì, sembra sempre solo case, incredibile. Infatti questo a me scrivono tantissimi, perché, dinamica. Sì, perché vedendo magari tipo i cantieri o anche dei cantieri non importanti di piccole case dove magari è stato fatto solo un restyling o un intervento più piccolo, però uno si riconosce e quindi pensa o prende ispirazione o pensa lo posso fare anche io a casa mia, e quindi è molto più diretto. Si penso che sia persone. Anche di soddisfazione per tante magari delle aziende con cui lavori o così, perché sì. Vedi, cioè, è tutto quello che hai pensato, hai fatto tutto il lavoro che hai fatto prima, l'ha messa a terra, e quello sì. Secondo me è interessante, sì. Cioè, io ogni volta che vedo posare delle piastrelle tutto, mi sento così. Cioè le vedo, ah, è quella là, l'ho vista. Sì, perché seguire il cantiere ho visto che è una cosa che può essere anche divertente da seguire, anche perché io pensavo fosse interessante solo per chi magari in quel momento sta facendo la sua casa, e invece ho visto che se sai cogliere forse anche certe cose, dargli un taglio un po' personale, seguire i lavori e vedere le fasi prima e dopo o come succede le fasi di una casa è bello, perché appunto penso che sia interessante avere tutto il panorama e tutto l'arcobaleno di quello che appunto il racconto, il design, quindi ovviamente c'è il catalogo scattato bene, cioè non so come dire, sì. Dagli strumenti più istituzionali a quelli più estemporanei, come ogni pezzo concorre a portare avanti il discorso. Bene, grazie. Aspetta che qua. Chi dei due? Riccardo e Simona? Un po' insieme. Dai. Esatto, un po' insieme. Esatto, poi siete due così. Allora, innanzitutto grazie mille. C'è la presentazione. Ho sbagliato, scusate. Scusatemi. Aspetta, disinfetta. Allora, scusate. Paola, a te. Grazie. Allora, innanzitutto grazie. Scusate. Ce la siamo giocata, chi era per uno. Cercherò di essere veloce. Allora, innanzitutto grazie infinite per questo invito, appunto è un piacere essere qui, e visto che prima dicevi che ognuno ha un suo ricordo, anch'io devo portare il mio ricordo, perché nell'89, quando la redazione di Interni era ancora in via Trentacoste, io studiavo lì dietro, mia mamma era una redattrice di Interni, e uscendo da scuola, andando in redazione, sostanzialmente ho deciso poi di fare architettura e non odontoiatria, e sono molto felice della scelta. E quindi ho visto l'arrivo di Gilda e poi ho visto, ho partecipato a tutta quella che è stata l'evoluzione, e io credo che un grandissimo merito che dobbiamo attribuire a Gilda, e riflettevo ascoltando appunto le relazioni di chi mi ha preceduto, è che il design, contrariamente all'arte che vive di mecenatismo, il design vive di business. E il grande merito è che nei 30 anni di Fuori Saloni sono sempre stati eventi che hanno saputo fare un racconto di loro stessi che è risultato credibile e profittevole per le aziende che hanno continuato a fare questo tipo di attività. E anche un ente come l'ADI credo che abbia il grandissimo pregio, come raccontava prima Antonella, per cui tiene insieme le aziende, i progettisti, di rispettare questo meccanismo, che è vero che è brutto utilizzare la parola commerciale,
ma il design, oltre opera di intelletto, come diceva Francesca, alla fine è anche un prodotto che deve essere venduto. E quindi il mio punto di vista nel raccontare il design parte proprio da questo principio, cioè il racconto del design esiste se porta un ritorno. Nel caso specifico, io nella mia vita ho due grandi passioni, la motocicletta che mi ha portato a conoscere Antonella, perché avevamo fatto delle guide per architetti motociclisti che vennero pubblicate da abitare, e poi lo sci che mi ha portato appunto a prendere l'esperienza di anni di fuori salone, togliere le migliaia rispetto ai fruitori e spostarle sull'altitudine rispetto al livello del mare. Ed è nato questo evento che appunto si chiama Design Weekend, e che tra l'altro ha il grandissimo orgoglio di essere anche patrocinato dall'ADI, che per essere appunto un giovane format è un grandissimo onore. E sostanzialmente questo evento è un appuntamento che in forma ridotta attinge da quella che è stata l'esperienza della Design Week del Salone di Milano, però guarda molto alle relazioni, nel senso che quando un progettista si trova ad affrontare un progetto, deve scegliere anche degli oggetti di design, deve saperli raccontare, deve saperli giustificare come scelte estetiche, come scelte di budget. E quindi le relazioni che si creano tra i progettisti e tra le aziende sono una chiave vincente di successo, sia per l'azienda che poi deve vendere il prodotto, ma anche il progettista che lo deve utilizzare e che può un po', come dire, spingere ai limiti l'azienda per cercare di evolvere e di migliorare questo prodotto. E quindi da un evento assolutamente goliardico, perché poi devo dire che la scelta di non fare odontoiatria e fare architettura mi ha portato molto a divertirmi nella mia vita, avevamo iniziato con questa gara di sci tra studi di architettura, nata quando lavoravo nello studio di Michele De Lucchi, e negli anni siamo arrivati alla 22esima edizione, ci incontravamo sia aziende che progettisti, anche giornalisti, lontano dal contesto urbano e quindi, come dire, anche un po' fuori dagli schemi, no? Si potevano anche fare delle cose che magari erano un po' fuori dalle guideline aziendali, però vabbè, siamo in montagna. E negli anni si sono appunto create delle relazioni che sono diventate molto forti, che sono nel DNA di questo evento. Queste sono delle immagini di quest'anno, per cui la gara di sci resta un momento fondamentale, ma la cosa bella è che poi gli stessi sciatori si ritrovano a tenere delle conferenze, a discutere di varie tematiche, e la parte divertente è che non si riesce a tirare una linea tra il parterre, tra i relatori e gli spettatori, nel senso che tutti vogliono intervenire perché è veramente un po' una grande community. E questo credo sia l'aspetto che voglio così portare a accennare questa sera, cioè il creare delle relazioni, ce l'ha appena insegnato la Expo di Dubai, che dice che connettere le menti per creare il futuro, quindi creare delle reti, lo stiamo imparando dall'attualità, che bisogna cercare di, come dire, avere una visione unitaria e coesa. E forse ritrovarsi a 4.000 metri in un posto che Michele De Lucchi nella prima edizione ha raccontato le sue Earth Stations, e mentre eravamo lì in effetti diciamo, ma questa è un Earth Station, perché siamo qui progettisti alla fine a parlare di cose belle, perché poi il design è soprattutto un bellissimo argomento, cioè dobbiamo pensare a delle cose belle, progettare degli spazi per far star bene le persone. E quindi appunto è un format che parla di design, che ruota attorno alle tematiche del design, ma che si concentra molto sulle relazioni tra le persone. E questo credo sia un aspetto molto importante, che appunto è l'eredità che ho imparato seguendo tutti voi, insomma. Queste sono alcune immagini della conferenza di quest'anno, che è stata molto, come dire, manifesto di questa attenzione. C'era Carlo Ratti, collegato dall'MIT di Boston, che dialogava con Leonardo Manera, che è il comico di Zelig, no? Quindi in un dibattito che era abbastanza assurdo in cima al Monte Bianco, e disquisivano
ma è stato molto bello e la cosa di cui sono molto contenta è che sia le aziende che i progettisti si sentono parte di un gruppo, di un'unità, e questo poi aiuta appunto, come dicevo prima, nel raccontare i progetti. Grazie. Faremo tutti lì alla prossima edizione, perché c'hai Damian. Personalmente mi hai fatto venire una voglia, perché tra l'effetto della comunità, tra il fatto che è un po' più decontrattato, cioè che quindi uno si può permettere così. No, ma anche vedersi in albergo la mattina. Sì, è un po' come in gita. Sì, no, infatti devo dire che sicuramente penso che per me, ma per tanti, può essere una buona destinazione. Torno a voi. Grazie. Simona, eccomi. Pensavamo di essercela cavata così in fretta. No, invece adesso vi tocca chiudere, a meno che non ci siano delle domande, vi tocca chiudere l'intervento. Allora, innanzitutto grazie per l'invito. Se avete ancora 10 minuti di pazienza, speriamo di raccontarvi qualcosa di interessante. Insieme a Simona, giusto per fare un'introduzione, abbiamo fondato Simple Flair ormai quasi 12 anni fa. Noi ci siamo conosciuti al Politecnico, siamo entrambi architetti, ma fin da subito abbiamo capito che la volontà principale era quella di, più che esercitare la professione che facciamo quasi più per passione in realtà, era quella di dedicarci al racconto del mondo del progetto. Simple Flair ha una strada piuttosto lunga, c'è stato un momento in cui pubblicavamo 20 articoli a settimana, era quasi una rivista, però non era quello che volevamo fare in realtà. Col percorso ci siamo resi conto che avevamo un'idea ben precisa, e l'idea è un po' quella che potete leggere qui. Queste poche parole sono sostanzialmente un po' la nostra visione, che ho ritrovato in tanti degli interventi appunto di questa sera, molto interessanti. Cioè, crediamo che il nostro settore, che la design industry, possa essere un punto di riferimento per una società più contemporanea, più pragmatica, più informale, più semplice, anche più inclusiva, insomma. Non salviamo vite, a proposito di magari dedicarsi da una parte, insomma, dalla medicina al design, è un bel passaggio, però abbiamo anche un onere, oltre che un onore, quello di poter raccontare questo settore. Quello che facciamo tendenzialmente è, da una parte, assistere sì le aziende, i nostri clienti nel loro racconto, ma poi abbiamo anche dei nostri progetti con cui, appunto, delle nostre properties con cui parliamo alla nostra community, no? Partendo dal sito, dal profilo social, da una newsletter appunto settimanale, fino a, ci sarà a breve un podcast, ma abbiamo deciso anche di aprire uno spazio, insomma ci sono un po' di progetti. Però forse quando Federica ci ha detto c'è questo convegno in cui trovare un modo per come raccontare il design, allora ho detto raccontare come raccontare il design, e già lì era un film mentale, no? Abbastanza ci siamo guardati e ho iniziato a pensare, cavoli, lo facciamo tutti i giorni, ma come poter sintetizzare questa cosa, no? E abbiamo provato a scrivere questi tre punti. Ovviamente vi faccio un inciso, io parlo, ma no, non perché sono più bravo, perché io sono l'emanazione di quello che partoriamo insieme, diciamo. Abbiamo cercato di sintetizzare questi tre punti, che sono sostanzialmente una piccola traccia di quello che crediamo essere l'essenza di voler, di come oggi bisogna cercare di parlare alle persone. Valori, contemporaneità da online, offline e community. Allora, valori, c'è un esempio molto pragmatico che mi piace sempre fare quando magari siamo seduti a qualche riunione, un esempio che insomma Paolo apprezzerà, che io dico sempre: quando ti compri un Defender non ti compri una macchina con delle sospensioni incredibili, ti compri un Land Rover Defender perché ti regala il sogno di poter andare in Patagonia in macchina, di essere un esploratore, un avventuriero. Poi sei incoronato in Corso Venezia, però nella tua mente magari sei, no, sulla 1 Pacifica nella tua macchina. Ecco, è la stessa cosa, cioè quel mondo lì, l'automotive, come fa la moda, come fa il food, come fanno tanti altri, è quello che anche il design deve cercare di fare. Ha fatto tanto in tempi non sospetti, in modo molto organico,
perle anche menti incredibili, insomma, che hanno animato il nostro mondo, come sono state già citate. Però ecco, chi acquista il prodotto di design, facendomi anche appunto quello che è stato detto poco fa, sempre più lo farà acquistando o comunque rivolgendosi a un prodotto per i valori che accomuna quella persona con quel prodotto, con quel sistema, con quello spazio, e questa è la tematica fondamentale. È la prima tematica anche con la quale riuscire a scegliere interlocutori con cui parlare. Banalmente cerchiamo sempre anche di lavorare con appunto clienti, partner che abbiano i nostri stessi valori o che condividano un percorso, che è un po' la vision che abbiamo visto prima. Il secondo punto è la contemporaneità tra online e offline. Cosa vuol dire per noi? Noi siamo molto associati al tema del digitale, siamo nati grazie al digitale, in un momento digitale, sicuramente dobbiamo quello che facciamo a strumenti assolutamente, come dire, che abbiamo ben citato, come Instagram, come sito e come tanti altri, però noi abbiamo una forte convinzione che non c'è questo confine. Non c'è un confine tra quello che è online e quello che è offline, e solo questa consapevolezza può portare una strada corretta anche all'interno di un'azienda, che sia storica o neonata, nel poter costruire un percorso dove tutto è collegato e tutto è connesso. Perché se tu fai un qualcosa, e tu Federica prima dicevi una cosa assolutamente corretta, cioè come già il designer progetta un tavolo sapendo che se è un pezzo di marmo da 150 kg forse è un po' difficile, no? Avere un certo tipo di logistica. Al tempo stesso, questo approccio, questo tipo di aspetto deve essere assolutamente connesso in una miriade di aspetti. Ecco qua, io sono logoroico, perdonatemi, potrei, quindi qua, tu cronometro, Paolo, mi raccomando. Però ci sarebbero mille aspetti da questo punto di vista. E poi la community. Perché la community? Perché tutto quello che facciamo è fatto per le persone. Sono le persone che acquistano i prodotti, sono le persone che usano i prodotti, sono le persone che vivono gli spazi e sono le persone che si rispecchiano in quei valori, sono le persone che interagiscono con la comunicazione. E saper coltivare, creare, dare voce a una community è fondamentale, e soprattutto raccontare il design oggi vuol dire sapere che il racconto è biunivoco, perché prima la comunicazione era monodirezionale, oggi non lo è più. Oggi tu parli con il tuo interlocutore, ma soprattutto lo devi ascoltare, e questo è forse un grande errore che tante volte non si fa, no? È come quando si parla magari in qualche sede operativa, ok, dobbiamo fare il piano editoriale, la gestione del profilo, eccetera, e tutti sono concentrati nel pubblicare, ma poi dopo che hai pubblicato si apre un mondo, cioè quello della gestione della tua community, no? Chi è che ti risponde, chi è che ti scrive qualcosa, chi ti dà un feedback, e quell'aspetto è un tesoro enorme che poche volte viene capitalizzato. Facciamo un rapido excursus di alcune attività. Vabbè, qua vi avevo già citato una parte un po' più nostra, che sono alcuni dei nostri, diciamo, delle properties più dirette di Simple Flair, quindi la newsletter, il profilo Instagram, il sito, insomma, dove noi cerchiamo di contribuire alla nostra community, a coltivarla. Sicuramente il progetto su Casa Nostra è un progetto importante. Noi 5 anni fa abbiamo deciso di lanciare questo format del Simple Flair Apartment, non è nient'altro che il luogo dove viviamo, ma che riusciamo anche a raccontare con quotidianità sui nostri canali, e con cui abbiamo, diciamo, coinvolto e collaborato con diverse aziende. Questo è un progetto che si sta evolvendo, che, insomma, se qualcuno qui ci segue sa che stiamo trasferendo in una nuova casa, questo progetto assumerà una nuova veste con un nuovo appartamento, ma tutto ciò viene messo ancora più a terra forse in questo progetto che è Riviera, che è un progetto nato dalla volontà di, ecco, tipo faccio un esempio secondo me calzante per quello che ci siamo detti. Riviera per noi è un progetto digitale, eppure Riviera è uno spazio che ha 250 metri da qua, un luogo dove cerchiamo di coltivare la community, dove organizziamo attività, il payoff di Riviera e Where Things Happen, proprio perché succedono cose. Abbiamo ospitato mostre, talk, workshop, abbiamo ospitato, non so, 20 foto di Vieri, piuttosto che abbiamo fatto una festa di Natale piuttosto particolare, mettiamola così. Però è un luogo nato dalla collaborazione, in questo caso ad esempio con un'azienda che è La Palma, un'azienda che fa un certo tipo appunto di arredo, che ha creduto in questa idea di avere anche uno spazio dove il suo prodotto è vivo. Da Riviera transito circa 6, 700, 500 persone al mese tra le attività e gli eventi che succedono, e capite come questa cosa sia
fondamentale per far vivere gli spazi, il prodotto e tornare a quello detto prima, cioè coltivare dei valori comuni e avere una community. Diciamo che per noi raccontiamo sempre che è bellissimo, poi quando però alle 10, 10 e mezza dobbiamo mandare via le persone e non vanno via, è bellissimo perché sono rimaste, per noi è un po' meno bello perché magari siamo dalle 8 che siamo dentro, però è molto bello. Un ultimo, penultimo progetto sicuramente di rilievo rispetto a questo tema del racconto è Vero. Vero è un, in realtà è un vero e proprio nuovo brand d'arredo che appunto di cui noi seguiamo la direzione creativa, è neonato, è stato lanciato meno di 3 settimane fa. È un progetto che nasce con dei presupposti, diciamo dopo questi 12 anni ci siamo detti benissimo, siccome tante volte quando fai consulenza non sempre poi i consigli vengono ascoltati, e allora beh, facciamolo noi. E è un brand arredo, Made in Italy, abbiamo un partner appunto che ha la produzione interamente in realtà in Puglia, non in Brianza. È un brand ready to order, se oggi voi andate sul sito e acquistate uno di qualsiasi di questi pezzi in 4 giorni a casa vostra. E ogni pezzo è disegnato da un designer diverso, internazionale, nazionale, e lavorerà per drop, questo è il primo drop, ci sarà un prossimo drop appunto alla Design Week, un terzo probabilmente entro fine anno. Ecco, questo per dire cosa? Per dire che in questo progetto non c'è confine tra comunicazione del prodotto e prodotto, e questo è forse uno degli elementi più tangibili. Forse un ultimo caso studio interessante, giusto per citarne uno, è noi che seguiamo tutta la comunicazione della Galleria Niloufar, e insomma questo è un progetto molto bello, non solo per insomma la caratura della galleria, ma per il fatto che insieme stiamo costruendo un percorso molto interessante proprio in quest'ottica. Tutti voi conoscerete la galleria, la sua immagine, il suo posizionamento, e riuscire a fare una comunicazione di un certo tipo, cercare di andare a coltivare una community guardando anche, e il tema Vero sono le nuove generazioni, quindi sì la nostra ma anche quella dopo di noi soprattutto, pensiamo lo si possa fare davvero soltanto lavorando su quei 3 punti prima citati, sui valori, su questa assenza di confine tra il digitale e il reale e sul mettere le persone al centro e quindi la propria community. Grazie mille. Grazie. Non so se c'è qualcuno del pubblico che ha qualche domanda per qualcuno degli oratori. Sì? Sì, però dobbiamo sentire. Grazie. Niente, molto semplicemente io vi faccio una domanda, cioè non una domanda, ha un discorso che faceva Marshall McLuhan, il guru della comunicazione, no? Dove diceva the medium is the message. Io mi domando se, che forse l'ha scritto negli anni 60 quando non c'era la rete, quando non c'erano i social, quando non c'era tutto quanto quello che vediamo in questi anni, se ancora è così, cioè se il mezzo è il messaggio anche nel campo del design è ancora il messaggio anche in generale. Chi può rispondere? Mi è una domanda. Tocca a me. Ma allora, mi ricollego a quanto detto prima. In realtà, avendo avuto la fortuna in questi ultimi anni di poter rovistare negli archivi molto ordinati o molto disordinati di fondazioni private, insomma, musei, eccetera, eccetera, ripeto, spesso, sovente si trova questo tema qua della comunicazione, cioè la comunicazione è predominante rispetto a quello che vai a comunicare. C'è sempre, cioè veramente fin dagli anni 50 si parla di questo tema qua, su come, e mi posso solo dire che penso che come sempre si debba tenere una posizione rispettosa di entrambe, dei confini e dei limiti, nel senso che quando la comunicazione, laddove non c'è un contenuto ed è una comunicazione tirata, penso che alla fine, un po' come dicevano Riccardo, cioè oggi ancora di più
mentre una volta si riusciva a barare si riusciva a barare meglio perché una bella perché si riusciva magari di più a camuffare magari l'assenza di un contenuto. Oggi il fatto di aver rotto le barriere tra chi è la parte produttiva, che poi può essere il designer che disegna, l'imprenditore che insomma, cioè quelli che poi invece chi poi è il fruitore, siccome oggi veramente queste community si basano sulla questione dei valori, quindi io scelgo quel prodotto perché tal prodotto è fatto così, l'azienda mi parla in quel modo lì, se non c'è, dopo un po' se è difficilmente camuffabile delle cose che non hanno un fondo, perché molti pensano che sia il contrario, ma in realtà pensano che il fatto di avere una comunicazione molto digitale permetta anzi molto di più di barare. In realtà certo che uno può barare in una foto, in una cosa, ma per creare delle comunità che funzionino, per spostare dei numeri significativi, la sincerità dei valori, che poi possono essere giusti o sbagliati, nel senso che poi diventa, cioè non è che devono essere, non ci sono valori, cioè possono essere dei valori universalmente condivisi. Ovviamente oggi c'è un tema che tutte le aziende portano avanti, che per esempio anche l'ADI ha inserito come trasversale a tutte le categorie dell'index, che ovviamente riguardo al tema della sostenibilità, per cui ci sono delle tematiche legate all'eticità, alla sostenibilità, che diventano dei valori universali condivisi, a cui si aggiungono dei valori per gruppi di appartenenza, per cui a un certo gruppo. E quindi in realtà penso che rispetto a quello che tu dici, le due cose vanno di pari passo, nel senso che la comunicazione, se tu non la presi, cioè va veramente organizzata fino all'inizio del processo progettuale, come la distribuzione, come la logica, come oggi si studia, ok, questo tavolo deve uscire alla tal cifra perché è destinato a quel pubblico, così si crea il racconto di qual è il progetto in base alla tipologia di progetto, per cui uno sarà più, non so, elegante e raffinato e l'altro sarà più street e insomma, poi caso per caso. Forse lo stesso McLuhan ha dato la risposta, perché ha scritto un altro libro che si chiama La Galassia Gutenberg, dove evidentemente va a segnare con l'invenzione della meccanica della stampa in seriale un cambio completamente di ruolo di tutto il mercato, di tutto il sistema della comunicazione. Quindi oggi abbiamo questi strumenti che diventano messaggio, parte integrante del messaggio, domani avremo il metaverso e dovremo adattarci, quindi è un continuo adattamento. Credo che la riflessione sul sistema dei valori che vogliamo andare a portare avanti, che vogliamo condividere, credo che sia veramente la discriminante. Poi evidentemente gli strumenti continuano a evolvere, all'accelerazione della comunicazione sotto gli occhi di tutti, non così tanto i valori che la società vuole comunicare. Adesso, non voglio fare retorica, però cioè, sotto gli occhi di tutti che siamo in una situazione di guerra drammatica, che pensiamo di non dover mai più vivere in Europa, e questo cambia completamente il paradigma. È un momento nel quale, con questi strumenti che abbiamo a disposizione, credo che sia doveroso prendere una posizione, prendere comunque con coraggio una scelta. Non, credo che sia finito, e non è un questione di strumenti, il momento del relativismo. Credo che il confortevole relativismo, dove tutti hanno un po' ragione, tutti si riconoscono in qualcosa, sia completamente finito. Proprio per questo, Federica, il Compasso d'Oro per la prima volta si propone con un tema. Proprio per prendere posizione, abbiamo fatto una mostra al Salone del Mobile, a Super Salone, con edizione speciale, che si chiama Prendere Posizione attorno al mondo della sedia, non tanto per la forma delle sedie, che poco appassiona, quanto sulla modalità con la quale ci si siede e sul perché ci si siede ad un tavolo e che cosa si dice. Quindi questo è, credo, il vero lavoro che il mondo della comunicazione e del design deve porsi. Poi gli strumenti continuano a cambiare, continuano a evolvere, e tanto più ci si adegua, tanto più ci si riesce a governarli o comunque a orientarli, è tanto più facile. C'è qualche altra domanda?
allora basta. Grazie. Grazie di essere venuti. Buona serata. Alla prossima.